Dopo i saluti, ora entriamo veramente nel vivo della discussione. I luoghi della cartapesta, un viaggio stimolante, particolarmente emozionante, da cui sicuramente dopo avremo tanti spunti di riflessione per conoscere insieme ancora più dettagliatamente uno degli aspetti che più ci affascina come Nolani, quello legato ai gigli e alla cartapesta. Prego Maurizio Barbato. Grazie a tutti voi, grazie ai relatori che hanno arricchito questa serata, grazie a chi ha collaborato con me per la redazione del video. Ecco, vedo entrare Vittorio Avella, Leopoldo Santanillo, Saverio Granata. Il calendario è stato pubblicato nella tipografia storica di Scala. Vedo Mimmo anche in sala, l'ho visto prima, veramente, quindi grazie a tutti voi. Io sono partito con quest'idea del calendario didattico. Uno poco tempo, qualche ora fa mi ha chiesto: ma perché didattico sui social? È didattico perché tende a trasmettere delle informazioni che sono nei cassetti, negli archivi, negli armadi delle botteghe d'arte. Io mi diverto di andarli a prendere e quindi di mettere un po' queste informazioni insieme, ma non solo didattico da un punto di vista, e con nessuna presunzione lo dico, non potrei insegnare niente a nessuno, ma solo nel senso di mettere insieme informazioni storiche, ma anche didattico nel senso di sensibilizzare a dei temi. Ho cominciato con l'evoluzione della struttura, quando ci siamo occupati anche con la fondazione della sicurezza dei gigli 3 anni fa. Ho poi continuato questa ricerca occupandomi del progetto del rivestimento, questi bozzetti straordinari che teniamo negli armadi delle botteghe, lasciati lì in qualche modo pieni di polvere con la patina del tempo. Li ho tirati fuori, ma per sensibilizzare anche al progetto, un tema un po' spesso trascurato. Quest'anno invece ho pensato di rispolverare un po' i luoghi della cartapesta, cioè di girare un po' anche da architetto, di girare per le strade della città e andare a individuare quei luoghi dove in passato sono state le botteghe d'arte, hanno operato le botteghe d'arte e hanno lasciato lì dei segni. Questo perché? Anche perché per sensibilizzare sulla necessità di doverle recuperare queste opere, di mettere un faro, un riflettore sulla necessità di dover in qualche modo metterle di nuovo in evidenza rispetto a dove si trovano. Adesso vedremo. Questa, vabbè, sempre una deviazione professionale, partire dalle planimetrie storiche. Questo l'ho fatta perché Nola e questo nocciolo sopra il Cimitile nel 1890, fra Nola e Cimitile c'era una fascia di verde, una grande fascia di verde. Questo per dire che cosa? Vediamo anche quella successiva. Nel 1954 non cambia granché, quindi c'è sempre una fascia di verde che divide una città rispetto all'altra e rispetto all'altra ancora. C'è l'inizio di una conurbazione, ma è ancora lieve. Questo per dire che le botteghe d'arte dovevano necessariamente trovare all'interno della città i luoghi dove poter operare. E quindi hanno operato per le strade, hanno operato in monasteri soppressi, hanno operato in presidi militari dismessi. E questo è un particolare di Nola, dove vediamo ancora la cinta muraria attiva. Ecco, l'altro discorso era proprio quello dei monasteri soppressi. I monasteri soppressi all'inizio dell'Ottocento hanno costituito un vero e proprio bacino di vani che venivano restituiti alla città e che sono stati utilizzati per diversi usi. Tra questi non dimentichiamo la bottega d'arte Vecchione, che era posizionata, collocata proprio nel refettorio del monastero degli Agostiniani di San Paolino. Vedo in sala l'architetto Francomme, che è molto sensibile a questo tema e che insomma in qualche modo costituisce uno dei motivi per i quali mi sono interessato alla
ai luoghi della cartapesta. Ecco, questa è bellissima, questa immagine di Piazza Paolo Maggio. Piazza Paolo Maggio nel corso dell'alzata di una porta, dove operava la bottega d'arte Filippo di Filippo Cantalupo. Vediamo nell'angolo a sinistra ancora la chiesetta di Sant'Antonio Abate, ancora non demolita, poi demolita nel Novecento. E straordinarie queste immagini, grazie, giunte fino a noi grazie a Leonardo Avella in Nola Novecento, dove nella bottega di Scotti si operava per strada, si operavano per strada, i gigli li si realizzava per strada. Ecco, questa è un'altra immagine, vediamo, eccola qui, qui è proprio ripreso in primo piano Scotti. È ancora questo invece è il refettorio questa è un'immagine che ho preso dal mio Monasteri Soppressi, dove si evidenzia proprio il refettorio del monastero di San Paolino, che è quello in giallo, dove che ospitava la bottega d'arte Vecchione. Ecco, qui nel corso della realizzazione di alcune opere, posto in un vicolo di via San Felice. Questo è un piccolo, ecco, accenno, lavoro di all'interno della bottega. Proprio loro dipingevano dappertutto, cioè l'arte sta un po', e questa architettura che è intrisa di arte, di disegni, di artigianato. E un altro luogo della cartapesta è proprio la bottega, dove c'erano diverse botteghe, la bottega Ippolito, la bottega Tudisco, la bottega Scotti ed altro, però nel cosiddetto 48, nella caserma Principe Amedeo. Ecco, alcune fasi della lavorazione relativi alla bottega d'arte Tudisco. Queste sono bellissime, queste immagini, grazie a Leonardo Avella sono giunte fino a noi. Ecco, questa è un'immagine un po', cioè, questa immagine ci è capitata per caso. Come mai c'è questa immagine? No, perché qualche giorno fa mi trovavo lì proprio con mio figlio, e in realtà io sono stato colpito da questo elefante, che è un banale animale, non banale, ma è un animale da circo, non vorrei mancare di rispetto all'elefante, ma sono stato colpito dall'occhio e dalla cute dell'elefante, perché la natura è capace di conservare, no? I segni del passato. Questo elefante, che in qualche modo proviene da animali che lo hanno preceduto, i mammut, i mastodonti, ma sono ancora, guardando l'occhio, io sono rimasto colpito da come nella stratificazione di quella cute in qualche modo la natura abbia preservato il passato e ci abbia comunicato questa caratteristica. E per questo un po' noi dovremmo porre l'attenzione su queste opere, preservare queste opere e fare in modo di lasciare un ricordo di quello che è stata l'attività del passato, anche perché quando noi vediamo il giglio lo vediamo così, ma non l'abbiamo realizzato noi. La struttura del giglio proviene dal passato, è un po' come la cute dell'elefante, e quindi ne dobbiamo avere rispetto, e non abbiamo rispetto se non cataloghiamo, quello che diceva prima Giacomo, archiviamo, in qualche modo diamo di nuovo onore a queste opere. Ecco, queste sono le immagini, alcune delle quali contenute nel mio calendario, sono opere in cartapesta di gigli fatti anche all'inizio del Novecento. Questi sono i calchi che sono ammassati in questi depositi, che sono oggi di proprietà demaniale, per cui domani il demanio potrebbe anche decidere di fare dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, e mettere a repentaglio queste opere. Ecco, a questo punto non voglio anticiparvi il contenuto del calendario, ma ve lo voglio far vedere con il video che di solito associo al calendario. Ve lo faccio vedere, dura poco, non vi preoccupate, dura 9 minuti, però penso che sia abbastanza particolare, inedito sicuramente. Thank you.
La cartapesta nel corso della sua lunga tradizione ha lambito parecchi edifici già pregni di arte e di storia della città. Ci troviamo nella chiesa di Santa Maria la Nova, appartenente all'abolito e omonimo monastero, che fu soppresso nel 1861 con i decreti di soppressione post-unitari. A seguito dell'abolizione, il complesso è stato frazionato ed è stato destinato a diversi usi. Oggi è sede del Museo Storico Archeologico di Nola, che proprio in giugno ha aperto le sue porte a una straordinaria mostra sulla cartapesta. Da monasteri soppressi a presidi militari dismessi, i luoghi della cartapesta, dove i maestri cartapestai hanno intriso all'architettura, arte ed artigianato. Quest'anno il calendario didattico sulla festa dei Gigli, giunto alla sua terza edizione, propone un focus proprio sui luoghi della cartapesta. Monumenti di architettura che sono caratterizzati da una straordinaria compresenza di storia, di arte e di artigianato. Siamo nel cuore della città, nelle prossimità di Via San Felice, dove era posizionato un altro luogo della cartapesta, il monastero di San Paolino. Soppresso con i decreti di soppressione di Gioacchino Murat nel 1807, è stato frazionato e destinato a diversi usi. Nel 1900 il refettorio della clausura è stato destinato alla bottega d'arte Vecchione. Dobbiamo immaginare questo spazio come un teatro di un lavoro intenso, fatto dal lavoro degli artigiani, che ravvivavano la strada di suoni e di colori che provenivano dalle proprie attività. Facevano parte di questa scena anche i passanti che spesso si soffermavano a guardare in anteprima le opere che avrebbero decorato le macchine da festa. Alle mie spalle vedete la caserma Principe Amedeo. Potremmo definirla un vero e proprio quartier generale della cartapesta. Un edificio di concezione borbonica di scuola vanvitelliana che è stato un presidio militare. Una volta dismesso alla metà del Novecento, è stato utilizzato come sede delle botteghe d'arte nolane. Al piano terra di questo imponente immobile, infatti, si producevano le macchine da festa, dove le botteghe d'arte Scotti, Tudisco, Ippolito realizzavano le proprie opere. Thank you.
79 organizzammo una mostra della Bottega Ippolito, dove presentammo una serie di bozzetti dei Gigi e soprattutto riuscimmo a far prendere dal comune di Nola, oltre a prendere i progetti, a comprare i progetti, comprarono anche le forme dell'Ippolito che stavano in uno dei locali del 48. E fin dal 79 noi abbiamo capito che era importante riuscire a conservare questo patrimonio enorme che dagli Ippolito, che ai Turisco, ai Vecchione, si tratta di opere della fine dell'Ottocento, inizio Novecento. Ci sono forme nel 48, soprattutto anche di Turisco, migliaia di forme dell'inizio del secolo. Per cui è un patrimonio enorme che dovrebbe essere conservato se vogliamo veramente salvare questa grande tradizione della cartapesta. Oggi di proprietà demaniale, potrebbe essere oggetto di lavori di manutenzione e di messa in sicurezza, che potrebbero mettere in seria discussione l'incolumità di queste straordinarie opere. Quelle che vedete qui sono custodite presso il Museo Storico Archeologico e appartengono all'antica bottega d'arte Vecchione, e dalle quali è possibile apprezzare la maestria degli antichi artigiani che le hanno realizzate. Oggi l'intera produzione artistica relativa alla cartapesta è in attesa di una catalogazione, di una seria archiviazione e soprattutto di un luogo che la ospiti definitivamente. Chiamato Otilia perché io ho terminato qui il mio intervento, è giusto un contributo per sensibilizzare i luoghi della cartapesta e le opere che sono state realizzate e oggi depositate in questi luoghi. Brevemente, demoliamo e ricostruiamo, e questo lo abbiamo lì nel deposito, nei depositi, riappropriamocene. Grazie a tutti. Grazie a Maurizio Barbato anche per questo video che racchiude un po' tanti anni, tante pagine di storia di Festa dei Gigli e della cartapesta, con un palese evidente tentativo di rubarmi il mestiere in questo video, però va bene così, ovviamente sai, certo, che scherziamo, certo, su questa cosa, perché è stato un video che sicuramente offrirà ora tanti spunti di riflessione. Come punto, Maurizio, di salutarci, magari se vuoi fare dei ringraziamenti finali. Io ringrazio chiaramente tutti i relatori intervenuti questa sera, tutti voi per essere stati con noi in queste ore, e aggiornamenti per le prossime iniziative e attività saranno comunque date nel corso delle festività e anche dopo. Prego, Maurizio. Io ringrazio te, Otilia, che ci sei sempre vicino.
oramai nell'ultimo periodo. No, ringrazio tutti, ringrazio tutti quanti voi, i relatori che mi sono stati di supporto, anzi forse vi ho dato lo spunto, però il lavoro l'avete fatto voi, e mi auguro che sia, si sia acceso un interesse su questo aspetto, perché come dicevamo prima e qualcuno ha ripreso nel corso di questo confronto, stiamo vedendo come la demolizione e la ricostruzione gradualmente sta arrivando nel centro storico. Ecco, queste cose che sono state in una cantina e che solo ora riscopriamo, speriamo possano non essere oggetto della stessa demolizione e ricostruzione che stiamo vedendo colpire alcuni edifici storici e sono arrivate. Quindi speriamo che ecco, iniziative come queste possano servire a valorizzare. Poi spesso usiamo questi termini che hanno perso fino al punto di svilirne il significato, però possa servire in qualche modo ad accendere l'attenzione. Grazie di nuovo a tutti, anche a Francesco Napolitano. Grazie.